All'interno di Macerata Racconta si è concluso il laboratorio di scrittura degli studenti delle scuole superiori di Macerata, curato da Adrian Bravi, scrittore di origine argentina. 5 incontri di coinvolgimento attivo che hanno lasciato un bel segno tra i giovani partecipanti. Questa esperienza è inoltre stata molto divertente perché Adrian Bravi ci ha coinvolto citando diversi libri anche umoristici e insomma è stata davvero una bella esperienza. È stato un laboratorio corto ma intenso, infatti ci ha messo alla prova con facendoci inventare delle storielle, ad esempio attraverso dei giochi lui iniziava una storia e poi ognuno doveva continuarla. Ognuno ha dentro delle qualità e che grazie all'aiuto di uno scrittore oppure anche di un momento della vita in cui ci si trova davanti a nuove sfide ci si può cimentare e capire quali sono le proprie passioni e se uno ha questa creatività. Esperienza positiva anche per l'autore Adrian Bravi, che ha cercato di stimolare gli alunni con tecniche e spunti per elaborare un breve racconto sul tema portante della Festa del Libro 2012, ovvero le mutazioni. Il laboratorio che si è fatto, il laboratorio di scrittura, che ha coinvolto i ragazzi della scuola, appunto non solo in modo passivo, no? Ma in maniera attiva, perché loro alla fine del laboratorio dovevano produrre un loro testo sul concetto delle mutazioni, e quindi lo hanno declinato in diversi modi questo concetto. E sono stati molto, molto partecipi, insomma, nel senso che abbiamo letto diversi testi e hanno preso spunto da testi diversi, generi anche diversi. È stato molto interessante perché, appunto, poi ho scoperto che sono molto anche ricchi di letture e di confronto, c'era un confronto tra di loro, insomma, una bella esperienza.